Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con i miei capelli naturali faremo una bella full face con le novità di Wet n Wild. Mi hanno mandato un pacchetto con all'interno alcuni dei loro prodotti più nuovi. È da un sacco di tempo che non provo questo brand e mi sono persa un sacco di novità, quindi appunto oggi le testiamo insieme e vediamo se c'è qualcosa di carino oppure no, anche perché si tratta di un brand, come ben sapete, abbastanza low cost, quindi se troviamo delle chicche è sempre positivo. Quindi bando alle ciance e direi di cominciare. Allora, il primissimo prodotto che abbiamo da testare è un primer in stick che si chiama Impossible. Si tratta di questo stick qui. Dovrebbe essere un primer senza siliconi che fa tutto, ma tutto cosa? Allora, mattificante, aggiunge idratazione, va a nascondere i pori, prepara la pelle per far durare di più il make-up ed è senza siliconi e in una taglia da viaggio, spero sia trasparente. Direi di andare ad applicarlo magari su metà del viso, così vediamo un po' cosa succede. Beh, sicuramente è mattificante, guardate che roba. Wow! Allora, la texture è un po' appiccicosa, penso riusciate a percepirlo anche da come si stende, però effettivamente ha reso subito la fronte più opacizzata. Guardate la differenza fra prima e dopo. Direi che si vede abbastanza. Per i pori mi sembra che sia andato più a mattificarli piuttosto che a riempirli. Però, insomma, come primer mattificante per il momento non mi sembra male. Anzi, appunto, essendo in questa versione così piccolina, potrebbe essere perfetto anche da portarsi in viaggio. È un po' appiccicoso, non so se riusciate a vedere. Non tanto magari come quello di e.l.f., il Power Grip, credo si chiami, quello verde super virale, famosissimo, il dupe di quello di Milk, però comunque mi sembra abbastanza appiccicoso, quindi dovrebbe aiutare a rendere, a far durare di più il make-up, appunto. Molto carino, devo dire, molto molto carino. Come vi dicevo, non facilissimo da stendere, vedete, c'è bisogno un attimo lavorarlo, però direi che per mattificare va più che bene. Ora, per quanto riguarda il fondotinta, abbiamo la Niacinamide Skin Tint con 5% di niacinamide, acido ialuronico e estratto di peonia. Ho due colorazioni che sono Fair Beige, questa qui che però mi sembra un po' aranciata, oppure questa che è Fair Clair. Fra le due forse più beige, perché l'altra secondo me è troppo chiara. Vediamo, provo ad applicarne un pochino sul viso. Sì, forse sarà leggermente scuro, però ce lo faccio andare bene piuttosto che quello più chiaro. Inizio a provare magari questa colorazione prima di aprire anche l'altra per mischiarle insieme, perché altrimenti, cioè, almeno se non mi piace, posso regalare questa nuova così com'è, no? Questo qui è un pennello di NYX che è il numero 03. E tutto sommato il colore secondo me non è così male. Calcolate che si tratta appunto di una skin tint. Vediamo la descrizione. Allora, dovrebbe essere un mix appunto con la skincare, avendo all'interno acido ialuronico e niacinamide. Dovrebbe regalare un finish naturale, effetto sano, con un finish radioso, leggero e coprenza modulabile. La texture mi sembra molto carina, leggerissimo sulla pelle. Ha uniformato per il momento solo con una passata proprio velocissima. Adesso vado un po' a stratificare, specialmente in questa zona, perché vediamo appunto come si stratifica. E andiamo sempre con il mio pennello a tamponare. Wow, forse ne ho preso anche troppo. Ma che carino però! Ma lo state vedendo pure voi? Un po' troppo luminoso per i miei gusti. Avendo io pelle mista, cerco qualcosa di più opacizzante. Ok. Però è molto bello proprio il modo in cui si stende sul viso. Rimane molto naturale, effetto appunto, come vi dicevo, abbastanza luminoso. Vedete, per la mia pelle non è il massimo della vita, però è veramente carino. E i prodotti di Wet n Wild costano pochissimo, almeno costavano pochissimo, adesso mi sono un attimo persa i prezzi. Però se ha lo stesso range di prezzi che aveva prima, questo è veramente molto bello. Non è il massimo secondo me se avete una pelle mista grassa, ma se avete una pelle secca, guardate che bello che ha questo fondotinta. Ora, non abbiamo nessun bronzer da provare, quindi passiamo direttamente al blush. Abbiamo il Mega Glow Lip and Cheek Color e questo è nella shade Rosy Romance, questo color pescato che ho scelto appositamente per la palettina che andremo a utilizzare dopo. Vediamo un po' come sarà. Secondo me questi sono stati un po' pensati come dupe, un po' di quelli Urca, un po' di quelli di e.l.f. piuttosto che quelli di Rare Beauty. Quindi un po' sempre quel genere lì, diciamo. Vado a prendere un pennellino, questo qui di Corazon Beauty è il 130 e vado a sfumare subito il mio blush. Come texture secondo me sono molto molto simili a quelli di e.l.f. Vi faccio questo paragone perché a parità di prezzo secondo me sono quelli
migliori che ci sono sul mercato in questo momento. Secondo me, come effetto sulla pelle, appunto, sono sottili, sono luminosi, si stendono bene, si sfumano bene, però sono meno pigmentati. Quelli di e.l.f., secondo me, appunto, sempre a parità di prezzo, potete usarne una goccia e siete a posto. Con questi, secondo me, bisogna un attimo stratificare se volete un colore un pochino più pieno, però dipende appunto sempre un po' dai vostri gusti. E vedete che l'effetto comunque sulla pelle è molto bello, si fonde bene con la base, quindi non crea grossi problemi. Il colore secondo me è carino, appunto, forse se dovessi scegliere quelli di e.l.f. perché sono più veloci da utilizzare. Ho aggiunto una punta di correttore di Kylie Cosmetics, lo vado a sfumare al volo perché non ho un correttore di Wet n Wild da provare. Riprendo il pennello del blush senza aggiungere niente, vado a sfumare. E prima di andare a fissare la nostra base andiamo con l'illuminante liquido. Questo è il Glow in Love Radiance Liquid Highlighter. Può essere utilizzato da solo, può essere utilizzato come primer. No, ho sbagliato, pensavo fosse un illuminante. Beh, vediamo se, speriamo non vada a separarmi la base perché in teoria dovrebbe essere utilizzato come primer luminoso, però noi andiamo ad applicarne un pochino qua sopra. Oggi lo utilizziamo così, l'effetto mi sembra per il momento carino, andrebbe testato più come primer a mio parere, però se vi dovesse interessare non ci sono all'interno di glitter, dà questa radiosità abbastanza naturale alla pelle, è carino, dai, carino, risalta un po' secondo me pori e cicatrici eccetera, quindi se avete una pelle come la mia, non andrei con questo tipo di prodotto. Però vediamo se troviamo una chicca con la Translucent Powder. Questa è la Photo Focus nella versione Translucent. Avevo già provato, se non erro, questa cipria in passato, ma vi parlo tipo di 5 anni fa. Quindi, uno, non me la ricordo più così tanto bene, e due, potrebbero tranquillamente aver cambiato la formulazione in questi anni. Quindi la riproviamo come se non l'avessimo mai provata. Vado a prelevarne un pochino con il puff e poi tolgo l'eccesso sul dorso della mano e vado ad applicarla sul viso. Sicuramente super opacizzante, ma mi sembra anche un po' secchina. Adesso vediamo. Allora, per il momento questa cipria mi sembra abbastanza sbiancante. Penso abbiate notato anche voi, se non l'avete notato, guardate più che altro il blush. Perché invece di andare semplicemente a opacizzarlo, l'ha anche schiarito parecchio, specialmente qui sopra. Opacizzante sì, abbastanza levigante nì, cioè qui ok, qua no, penso riusciate a vedere. Vediamo se mette bene a fuoco, vedete che non ha levigato tantissimo queste cicatrici qua. Rispetto ad altre cipre che ho provato, mi sembra una di quelle un pochino più secche. Non sento il contorno occhi che tira, però al tatto sento che non è morbido, ecco. Per il momento questa non mi piace tantissimo, anche se mi dispiace perché era una di quelle per cui avevo più alte speranze, più alte aspettative, diciamo. Adesso vediamo, proseguendo con il resto del make-up, se magari cambia qualcosa, però primissimo impatto non è quella che preferisco fra tutte quelle che ho provato. Ovviamente, se voi avete provato questi prodotti, non dimenticatevi di lasciarmi le vostre recensioni qui sotto nei commenti. Comunque, questa qui per il momento è la nostra base. Ci sono alcune cose che vorrei perfezionare, tipo il blush, manca un po' di bronzer per scaldare il viso. Appunto, la cipria non ha levigato tantissimo la zona T, però tutto sommato non è neanche così terribile, ecco. Comunque, per quanto riguarda invece il trucco occhi, andremo a provare questa palettina Color Icon Palette nella colorazione, nella tonalità Full Blooming, che è questa tutta rosata, motivo per cui ho scelto quel blush un po' pescato, rosino, eccetera, perché secondo me era quello che si abbinava un po' meglio appunto al trucco occhi. Se si aprisse sarebbe fantastico. Questo qui è lo schema colore all'interno, abbiamo tre opachi, un brillantinato e un glitterato, che è questo, che sembra molto carino, e ovviamente noi andremo a provare il glitterato perché è quello che ci incuriosisce di più. Io vi conosco, voi conoscete me, è inutile che ci prendiamo in giro. Allora, inizierei da questo color pesca per utilizzarlo proprio come colore di transizione, quindi vado ad applicarlo appunto nella piega, raggiungendo quasi il sopracciglio, però non arrivando proprio al sopracciglio. Mi sono dimenticata anche di sistemare le sopracciglia, quindi lo farò dopo. Adesso, con un pennellino più piccolo, vado a prendere il rosa, che è questo qui, e andiamo a dare un po' di dimensione alla nostra piega, anche se è leggermente più scuro, quindi non si noterà secondo me tantissimo
come tonalità. E scusate se oggi sono un po' sbrigativa, ma prima di tutto ho caldissimo, penso che quando finirò dovrò correre a farmi la doccia. Ma più di tutto penso di avere la pressione un po' bassa in questi giorni, perché adesso mi fanno male gli occhi, cioè ho sempre questa sensazione un po' di cioè proprio di camminare sulle nuvole, di essere un po', di non essere 100% concentrata, ecco. Quindi scusatemi se non parlo tantissimo, ma non vi preoccupate, perché prossimamente avremo occasione di chiacchierare in uno dei prossimi video. Devo solo capire come strutturarlo, ma ho un sacco di cose da raccontarvi, quindi non vi preoccupate, prossimamente chiacchiereremo. E tra l'altro volevo aggiornarvi anche su questa cosa: sto pensando di fare un video a settimana qui su YouTube fino a settembre, poi a settembre riprendere con due, perché tanto ormai luglio, manca pochissimo alla fine di luglio, agosto, cioè so che è un periodo in cui, un periodo un po' smorto, ecco, quindi penso che riprenderemo proprio carichissimi a settembre. Però ovviamente se mi dovesse venire qualche idea, non lo so, se mi scappa la poesia per fare qualche contenuto, ovviamente non è che non lo faccio, ecco. Non ho ancora ben deciso come fare, penso di pubblicare sempre il venerdì, però ovviamente poi vi aggiorno, vi avviso su questa cosa. O comunque lo capirete da soli. Comunque, già che ci siamo, andiamo a prendere un pochino anche di questo marroncino e andiamo ad applicarlo nell'angolo esterno dell'occhio. Quindi esattamente qui. Sono un pochino polverosi, vi avviso, perché non, cioè, fanno qualche piccolo fallout. Non è una cosa esagerata, però sicuramente è da farci attenzione. E questo marroncino, come potete vedere, non è pigmentatissimo, cioè non si nota così tanto, anzi forse era meglio non metterlo. Quindi riprendo il rosa più scuro e vado a tamponarcelo sopra per cercare di riempire un po' questa zona, perché con quel marroncino ho fatto un disastro, cioè mi ha fatto quasi come se fosse una macchia. E vi dirò di più, me la devo anche tenere perché non ne vuole sapere di andarsene. Vi devo anche segnalare che il colore di transizione che abbiamo utilizzato, anche se da lontano magari non si vede, ha dei piccoli glitter all'interno. E me ne sono resa conto soltanto adesso, perché dicevo, ma da dove arrivano questi glitter? E invece guardando la cialda ci sono all'interno dei brillantini. Cerchiamo di guardare il lato positivo e vediamo com'è questa cialda con all'interno i glitter, che sembra molto bella. Sembrano rosati, con dei riflessi blu, verdi, multicolore diciamo, no? E sono questi. Ok, sì, si attaccano da soli. Bene. Direi ottimo. Brillano tantissimo dal vivo, non so dalla telecamera, ma dal vivo hanno dei riflessi appunto verdi, arancioni, viola, blu, gialli, cioè veramente hanno un sacco di riflessi, sono molto carini. Da lontano quella luce fa un effetto bello luminoso, ecco. Mi sembra si siano attaccati abbastanza bene, non in modo iper uniforme, un po' diffuso, però quello secondo me un po' ci può anche stare. Però tutto sommato in generale la palette in sé non mi piace tantissimo, perché comunque gli opachi appunto sì, cioè qualcosa siamo riusciti a fare, però secondo me manca un colore scuro all'interno della palette per andare a risaltare, cioè per andare a strutturare un po' di più il make up. Ok, si può utilizzare anche altro, siamo d'accordissimo, però se io compro una palettina vorrei che fosse il più completa possibile, il più sfruttabile possibile, e sento proprio la mancanza di un colore un po' più scuro. Mi sarebbe andato bene anche il rosa se fosse stato ancora una tonalità più scura, per andare a intensificare appunto bene i punti, da intensificare bene. Come vi dicevo, con il marroncino ho fatto un po' macchia, specialmente in questa zona qui. I glitterini sono carinissimi, però penso che ci siano tantissime alternative sul mercato per quanto riguarda i glitter. Tutto sommato il trucco occhi non mi sembra orrendo, però non mi piace particolarmente, cioè non penso sia uno dei miei look più belli fino adesso. Quindi ovviamente primissima impressione, prima volta che la provo, per il momento la palettina non mi piace, non vi consiglierei di acquistarla, ecco. Vediamo se siamo più fortunati invece con il mascara. Abbiamo il So Defined Volumizing and Deep Defining mascara. Vediamo come lo scovolino, perché non l'ho ancora aperto. Ah, ok, quindi leggermente incurvato, abbastanza cicciotto diciamo, però rigido, non è assolutamente flessibile, vedete, non si muove. Andiamo ad applicarlo prima da un lato. Io non ho gli occhi grandissimi, quindi questi scovolini così grandi un po' mi fanno paura, però vediamo che cosa succede. No, però non mi sembra che stia andando male per il momento, quindi cioè non mi sento a rischio. Allora, questo qui è l'effetto del mascara solo su un occhio, così potete vedere la differenza. Secondo me ha definito molto bene le ciglia, le ha abbastanza allungate, però non le ha volumizzate tantissimo e non le ha neanche scurite secondo me tantissimo. L'effetto non è male, ok, però io preferisco
una formula un po' più scura, soprattutto per mettere in risalto un po' la lunghezza, no? Cioè, vedete, questo è un effetto comunque molto naturale, direi, per chi magari vuole un make-up acqua e sapone, non cerca un effetto, cioè non vuole risaltare così tanto le ciglia. Io per una volta nella vita che le lunghe le voglio risaltare sempre al massimo, quindi per il momento non è il mascara che mi dà la mia soddisfazione, cioè mi dà quello che voglio in questo preciso momento, però appunto secondo me non è un brutto mascara. Ok, ho anche sistemato il volo delle sopracciglia, questo qui l'effetto del mascara applicato. Come vi dicevo, secondo me è molto carino, gli manca soltanto quel qualcosa in più, proprio pochissimo, ma gli manca quel qualcosa in più. Per quanto riguarda le labbra, non ho niente da provare se non appunto quello che abbiamo utilizzato come blush, che è sempre il Mega Glow, sempre nella colorazione Rosy Romance. Io direi che andiamo ad applicarlo sul dorso della mano e poi con un pennello andiamo ad applicarlo sulle labbra, perché fare guance, labbra, eccetera, non lo so, non mi sembra il massimo. Proprio a livello di contaminazione del prodotto, quindi vado con un pennellino e vado a stenderlo piano piano un po' sulle labbra. Cioè, vedete, anche sulle labbra non è pigmentatissimo. Vado a prenderlo direttamente con il polpastrello. Già quello polpastrello è un po' meglio. Vabbè, è proprio un look monocromatico in tutti i sensi. Ultimissimo step, abbiamo il setting spray, che è il Photo Focus Natural Finish Setting Mist. Durata fino a 24 ore. Agitare bene prima dell'uso. Facciamo il test prima di andare a spruzzarlo sul viso. Ok, sempre meglio fare questo test. Vado a spruzzarlo. Il mist è proprio finissimo, però è super profumato, raga. Troppo profumato per la mia pelle sensibile. Io dovrò struccarmi fra 3 secondi. Queste sopracciglia non stanno sopraccigliando. Ieri le ho lasciate senza niente. E vi devo dire che mi piacevano molto di più rispetto a oggi, le vedo troppo scure, ma è sempre la stessa penna che ho sempre utilizzato, quindi vado un po' così a rovinare tutto, perché tanto fa niente, cioè tanto ve l'ho detto, mi devo comunque struccare, però non riesco a vedermi con queste sopracciglia così scure oggi. Il setting spray per me no, è proprio tanto profumato, ma è forte e non è un profumo buono, cioè sa tanto di chimico. Per questo video oggi va bene così, tanto questo make-up secondo me non è proprio uscito bene, cioè mi sembra un po' un mezzo disastro, però almeno abbiamo provato appunto questi prodotti insieme, super economici. Secondo me il prodotto più carino, la skin tint. Come vi dicevo, se avete già provato questi prodotti, fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate. Come sapete, il make-up è super soggettivo, quindi dipende dalla vostra pelle, dai vostri gusti, ci sono milioni di fattori, quindi non è detto che quello che penso io sia universale, anzi. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, tra l'altro siamo quasi 100.000, forse ci metteremo un po' ad arrivare a questi 100.000, ma quando e se e quando ci arriveremo ho in mente un paio di cose molto carine per voi ovviamente. E niente, comunque spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre grazie della compagnia, spero di vedervi anche nel prossimo. Ciao!